Un caro saluto di benvenuto a un nuovo appuntamento con T-Informi News. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che fornisce tutti i dettagli riguardo la cosiddetta regolarizzazione. Allo stesso tempo è stata emanata anche una circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro con le indicazioni operative. Ricordiamo che le dichiarazioni di regolarizzazione possono essere presentate esclusivamente via internet dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Il decreto definisce tra l'altro i requisiti reddituali necessari per la presentazione della domanda da parte dei datori di lavoro e le modalità per pagare i 6 mesi arretrati di tasse e contributi richieste per portare a termine la regolarizzazione. Tutti i dettagli sul sito www.cinformi.it. Su 6 milioni di imprese operanti in Italia nel 2011, circa 450.000 sono condotte dai migranti, cioè il 7,4% del totale. Nonostante la crisi, le imprese straniere hanno registrato a fine anno un saldo positivo di oltre 26.000 unità, mentre le aziende italiane sono invece diminuite di oltre 28.000 imprese. I dati arrivano dalla Fondazione Leone Moressa, che ha analizzato le imprese iscritte alle Camere di Commercio italiane. Sono classificate come aziende straniere le imprese che vedono persone non nate in Italia possedere almeno il 50% delle quote di proprietà e delle cariche amministrative, a seconda della tipologia di impresa. L'assessore provinciale alla solidarietà internazionale e alla convivenza, Lia Beltrami Giovanazzi, ha presentato alla stampa l'operazione ascolto denominata Convivenza, muri per dividere oppure solidarietà per unire. Scopo dell'iniziativa era cogliere istanze, proposte e suggerimenti da parte della comunità trentina in merito ai 3 settori di competenza dell'assessorato: pari opportunità, immigrazione e solidarietà internazionale. Dopo l'appuntamento che si è svolto giovedì 6 settembre a Ziano di Fiemme, le prossime tappe sono in programma a Storo, Mezzocorona e Borgo Valsugana. Il calendario completo è disponibile sul sito del C-Informi. È tornato lo sportello mobile del C-Informi, allestito nelle zone di raccolta della frutta per agevolare gli adempimenti burocratici di datori di lavoro e raccolitori. La postazione è stata attivata martedì 11 settembre presso l'ufficio postale di Cles in Val di Non. Vengono trattate le pratiche di richiesta del permesso di soggiorno necessarie per l'assunzione dei lavoratori stagionali. Lo sportello mobile a Cles, organizzato in collaborazione con Poste Italiane e associazioni di categoria, è operativo dal martedì al sabato, sempre con orario 8-11. Il servizio è disponibile per 2 settimane. Allo sportello mobile di Cles possono rivolgersi solo gli utenti inviati dalle associazioni di categoria. E anche per questo appuntamento è tutto, grazie per la vostra attenzione, un augurio per trascorrere giorni sereni, arrivederci.